era chi ne aveva dato. Ah, no, l'hai cambiato. Ma ok, scusami, avevo segnato quello con di prima. Con Isaac, ok? Sì. Con Isaac. Ah, dai, mi cambia i scusa, Andy, ma sei arrivato secondo, purtroppo. Warhol. Abbiamo iniziato da un minuto e già ho qualcuno che ha dichiarato il suo amore per me in chat. Grazie mille, bestia, ti amo anch'io. C'è anche la chat di YouTube che sta arrivando piano piano, all'improvviso si è attivata, quindi ciao David, e ciao Viva Link, ciao Davide, ciao Armon, ciao a tutti. Ciao belli! Ciao belli! Cos'è questo? Hai avuto questa accezione un po' così, YouTube Italia, come ti è uscita? Ciao a tutti! Bella non ho detto bella a tutti, ho detto ciao a tutti. Norri uscita una raga, buongiorno. Andiamo, dai. Come state riprendendo? Sì. Vi siete ripresi? Io onestissimamente, guarda. Io ho dormito meno di ieri sera. Sono andato a dormire così, perché alle 8 mi sono svegliato. No, cioè io la sveglia alle 6:30, ma le mie 7 ore di sonno, no, 6 ore e mezza di sonno che ho fatto stanotte, proprio mi ha ronfato di una grandissima che non ne avete idea. E sto già bramando la manna di stasera per capire il mio grado di... Per dire, io ho fame, non vorrei ricordare. No, io ho mangiato, però mi sono cibato oggi. C'è anche il serpenteggio, ciao Giona, buonera. Devo dire che aver lezione da mezzogiorno alle 2 mi sta portando ad avere un ritmo pasto un po' strano, cioè tipo faccio un mezzo pranzo a mezzogiorno, poi finisco alle 4, però cioè, alle 4 rimangio. Infatti sento il mio corpo che mi sta dicendo, ma magari mangia bene, però vabbè. Il tuo corpo che cambia? Esatto. Nella forma, nel colore. È che dovete capire che, come, come sapete, vi rirollate... che vi dà un oggettino carino. No, perché io dico solo una cosa, in stanza hotel con Mac e mi sento già della vita dentro, non vorrei dire scusa dentro, sì, il mio corpo che cambia vuol dire che sono incinta, è stata una notte con Mac. Ah, la vita dentro in quel senso è successo, okay. Pensavo nel senso prima abbiamo spaccato le regole della natura, io lui spaccato a parte questi dettagli disgustosi, esatto. Che io neanche se mi avesse pagato il mutuo della casa, forse. Tra l'altro vedrete del materiale di Mac imbozzolato, ve lo dico. La vedo sì, due. No, sì, fidati, il vlogging. Scusa. Che tu fidati. Che scusa, Edo, perché dovrei rirollare Death Touch? Non Death Touch. No, non Death Touch, Shub Da Whoop, Fre. E dove cazzo l'ho trovato? Shub Da Whoop? Whoop. Qui c'è un motivo perché non parliamo di Isaac durante... Isaac. Se volete continuo su... No, perché Mac ha deciso che doveva nascondersi mentre facevo vedere la stanza e spiegavo due robe del game over. E quindi ha deciso di infilarsi tutto sotto le coperte tranne un occhietto e una manina che uscivano perché stava giocando al DS. Ma voi con sì, che perché... voglia avete continuato a esistere tornati la sera? No, ma al mattino. Ah, okay. Martino, ma perché cazzo, la scena è stata io che Mister Colazione, esatto. Dopo Mister Colazione alle 8:30 si è riaddormentato, alle 9:30 l'altro di fianco a me mi sveglia e mi fa: oh, cazzo fai, ti sei riaddormentato. Io, guarda che te sei l'ora in cui dormivo, hai giocato al DS poltrendo, cioè faceva il figo, ma lui era lì col suo pigiamino a giocare al DS nel letto. Beh, almeno era sveglio. E non ha fatto promesse, soprattutto. Io mi sono riaddormentato. No, ma criticava il fatto che mi fossi riaddormentato, che non era, come dire, utile all'economia della giornata. Ma lui era sveglio. No, appunto, perché dicevo, ti sei riaddormentato, non vai a fare colazione, no, che avevi promesso all'usciere, tra l'altro. No, gliel'hai detto proprio in ginocchio, ti prometto... che avrei fatto che farò colazione. Proprio. L'alcol mi ha portato a formulare male la frase. La mia idea, io volevo comunicare che avrei fatto una sorta di analisi del mio intestino al mattino per capire se fossi in grado di andare a farla. Ma seduto sul cesso l'analisi? No, l'analisi dove... No, anche. Ah, ok. Ma non solo. Non voglio sapere come altro potevi fare. No, lo io sei, sono riuscito a formularla benissimo con l'analisi ieri sera. Sera con Zetto dicendogli: guarda, io metto la sveglia alle 8:30. Poi, se no, proprio per il cazzo, mi rimetto a dormire. E così fu, giustamente. La mia analisi è stata: guarda, a me frega il cazzo della colazione, metto la sveglia alle 9, non mi rompere i coglioni se la riesci a fare colazione. A
Ah, proprio come in Dungeons and Dragons, c'è addirittura la possibilità di fregarsi nel cazzo? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Che, no, ma magari rinollando Shubidu, no. Cosa avete trovato voi? Doug, Sacrifical Doug. Doug. Ah, bene, io ho trovato le pillole. Vabbè, ma tu guarda, te hai la... Io ho rinollato anche l'oggetto del boss che mi ha dato il... Mi ha dato un onestissimo evil up, che secondo me... Non so perché, ma lo sento a tema con questa run. Beh, vedo anche complicato riuscire a fare la prima... La prima... Il primo patto col diavolo, nel senso. No, sì, ti dà non sempre... hai un... Se prendi evil up... Cuore azzurro. Se rirolli e prendi evil up, ti dà un cuore nero. Ma che rirollo cosa? Il boss... Che cazzo. Non pensavo l'avrei mai detto. Ma preferisco quando parliamo di cazzi invece che parlare di Isaac. Nutella! No, 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 no. Parliamo di cazzi, vabbè, senza Edo. Visto che rompete la minchia e che non si può parlare di Isaac, adesso vai. Vai Edo, Nutella. No, 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 assolutamente parlare, no. No, vai aspetta, Edo! No! Aspetta, no, parliamo, no, parliamone. Se discorso, serious talk. Se glielo facciamo dire adesso, non arriviamo alla puntata 130 che continua a provocarci dicendo... Vabbè, ma ne trovo un'altra, non è un problema. Sì, quindi se glielo facciamo dire adesso, siamo a posto. No, no, ci togliamo il pensiero. No, non lo dirà mai, basta. Non cioè, ripeto, siamo come sempre in una democrazia. Se in tre votiamo quello dice, lo dice. È vero. Da quando siamo in una democrazia, piccoli bastardi? Ci ho ricordato sempre lo stesso discorso. In metro a Milano eravamo in democrazia. Poi fate un po' voi. Nella mia... Col mio culo. Nella Nord Korea che vorrei. Però va bene. Un divano e Sasha Gray? La democrazia. Ma quello anche non in Nord Korea. E pianiste. La seguo su Instagram, è a Lima adesso, Sasha Gray. No, ieri era Lima. Sei tornato in America. Non grazie so. Per l'informazione. Grazie per l'informazione. Where is Sasha Gray? In realtà un argomento nerd ce l'ho. Oddio. Oggi ho visto il tanto acclamato Oversnatch, il porno ufficiale di Brothers su Overwatch. Devo dire che si sono impegnati veramente poco. Poco? Poco? È scadentissimo, ma sotto ogni punto sono impegnati di... poco. È noioso, e di una noia allucinante. Dopo tre minuti mi stavo rompendo la... Cioè, era fatta meglio... Mi stavo rompendo la minchia, ma nel modo sbagliato. In ti che giuro, senso? Ti giuro che era meglio la parte action all'inizio del porno che la parte porno. Cioè, ti... Maledizione. Quella grandissima vacca, scusate. Ho preso cioè, per farti capire... Oh. Il livello di Oversnatch, cioè più divertente la parte action fintissima dell'inizio. Yeah. Sì, ma una noia. No, nel senso, se... cosa volevo dire? Ma quindi non hanno fatto neanche le ricerche, non hanno studiato? Cioè, no, ci sta. Inizio c'è Reaper che spara a Widowmaker, che si attaccano e poi arriva Reaper e si zoppa Widowmaker. Però il fatto è che, boh, cioè... Sì, no, in realtà le spara. E Widowmaker blocca il proiettile e lo trasforma in un... E se lo ficca su per la... lo trasforma in un dildo viola. Oh. Dicendo, ecco, ho trovato quello di cui avevo bisogno. Totally messo. Ciao, patto con Satana. Io non posso andarci perché ho preso un danno nel... Sono primo anche posto. Bello pieno di cuore. Non c'è un cazzo. Cioè, forse rirollandoli, però io... Come ho finito le cariche. Cosa c'è? C'era la allora, senza reroll c'è zombie baby, testa di gappi e we need to go deeper per rimanere in tema. Magari rirollandoli c'era della roba figa, però non avevo carica. No, più che altro dirlo, che bisogna aver quello là. Mi tenevo la carica. Ma cosa c'era nel patto col diavolo, scusate? Te l'ho appena detto, Fred, davvero? Quello? Ah no, perché perché io ho sentito Zetto contentissimo del patto col diavolo. No, allora, no, veramente no. Ah, ciao, nel senso che l'hai mancato anche tu. Ciao, infatti, mi è piaciuta questa interpretazione che avevo. Ah, ecco. No, okay. Ho voluto, devo dire la verità, da fan sfegatatissimo di Overwatch, voler vedere anche se si prestava quelle. Devo dire che la roba fan-made su 4chan è meglio. Deciso. Per dire, vabbè, quelli sono fatti bene. Animazione di alto livello. Quello su 4chan, alto livello. Povero Brother, che stavolta ha peccato. Adesso aspetto. Hanno detto che forse faranno più volumi. Quindi magari si riprendono col secondo. Se no, aspettiamo duro Digital Playground. Che quando toccano loro, toccano bene. Toccano duro in tutti i sensi.
Ciao a tutti quelli che sono su YouTube. Se potete, spostatevi su Twitch perché c'è la vita su Twitch. C'è la come vita. E intanto Tommy 95.000, posso fare 95.000, se no come vuoi. Nuovo iscritto, benvenuto, ti stimo professionalmente. Benvenuto. Welcome. Era tornando dal Trentino, cioè andando via dal Trentino che abbiamo beccato a culo, a culo barra per sbaglio, non so quale dei due sia l'avverbio mio. Lo Zoo di 105. Sì. Abbiamo beccato in radio lo Zoo di 105, diciamo che me lo ricordavo meglio. Sì, un po' come Brothers, diciamo. No, credevo una volta, ma per il resto siamo lì. Esatto. Intanto Northern Lion 34, benvenuto. Ti è senza dubbio lui, direi. Senza dubbio lui, o il suo 34esimo clone anche, volendo. Il suo 34esimo clone. Quante scatole di uova ci sono? Ci vogliono preparare al 34esimo. Le fanno da 12, da 6. Quante sono le uova nei parchi? Anche la 24. Se te, ingegnere. Quindi, vabbè, io vi ho chiesto che quante confezioni vengono le uova. 3. Ah, 6. Da 6, però le fanno anche da 12, o no? Non lo credo. Sì. Quindi, se 12-8-24 è una delle ultime uova del terzo pacco. Quindi le stanno producendo abbastanza serialmente. Dobbiamo cominciare a preoccuparci. Ma di che cosa stiamo parlando? Dell'invasione di uova cloni di Northern Lion. Ah, ok, Northern non Lion. Capivo. Ok, perfetto. Ora ho capito. Grazie. Sei rimasto indietro. L'ho preso un po' alla lontana. Pensate se ci clonassero. L'ho preso tantissimo alla lontana. Se ci clonassero. Perché? Ecco, no. Un giochino ce l'ho. Allora, allora vi dico. Con parole tue. Dovete venire clonati. Per forza. Sto per farne io una simile, quindi vai, okay. Vai con la tua. Vai però con la tua. Potete cambiargli, potete mettergli tre features, che possono essere variare una cosa del carattere, aggiungergli. Cosa vi aggiungereste, barra togliereste, barra cambiereste? Ferma tutti, voglio fermare, non vale dire mi allungherei il cazzo, ma la colcerei. No, ok, va bene, togliamo allungherei il cazzo, semplicemente. Quello lo togliamo. Io farei... Io mi metterei una terza, perché mi manca solo quella e sono a posto. What? Sì, mi metterei delle tette. Scusa. Contento lui. Esatto. Poi... No, ma non vale dire mi metti su... Non ho sentito bene o... No, hai sentito benissimo. Non vale che si metterebbe le tette. Non vale dire su Super Poteri. Dovete rimanere su roba... Le tette. Beh, quello non è tanto umano. Mi aggiungerei un po' di umiltà. Basta ingrassare un po'. No, tette da donna. Ti aggiungeresti un po' di umiltà. Un po' di umiltà, sinceramente, me la metterei, che secondo me male non mi farebbe. Magari, capacità di capire quando è la capacità di capire quando è meglio stare zitti per non prendere quella manco per il cazzo. La capacità di non prendere schiaffi, stiamo dicendo. E poi mi metterei. No, così vuol dire che ti schiverebbe, non che non parla più. No, l'umiltà non implica che so quando stare zitto, no? No. E poi mi metterei, per finire, credo... No. Edo, Ale, quello che si metterebbe le tette. Devo pensarci, sinceramente, sull'ulti. Ah, però le tette proprio, Sulla terza le tette sono state... Sicuro, primo punto. Sono un attimo... No, perché in realtà sarebbe un me stesso con cui dovrei interagire cambiando semplicemente... Quindi lo farei un po' più... Scusa, perché tu... Scusa. Tutti metteresti. Esatto. Ammirerei quanto sarebbe bello un me stesso con le tette. Terrificante. Sai che è essere leggermente... Cioè, non saprei neanche se definire omosessuale il pensiero o no. No, ma così no. Per vedere... Cioè, sì! Io lo limiterei al terrificante, ma... Perché... Esatto, finisci nel narcisismo, però bene o male attrazione verso una parte del corpo femminile. Grazie, vedo Però è su un uomo la parte del corpo femminile. Vabbè, ma io guardo. È come dire, se ti scoppi un trans, c'ha il cazzo, ce l'ha. Poi sì, però non sei omosessuale, sei... Farei il mio clone. Tanto Argon ha scritto, io ricordo che si può donare per mutarlo. Come dicevo, farò... Grazie, farei il mio clone più umile. Però possiamo riscattare mille token. Farei il mio clone più umile, così da poterci interagire, e a questo punto dovrei farlo un po' meno intelligente o sarebbe al mio livello. E sottometterlo, arrivato a sottomissione, allora nel frattempo ci metto sfrutto anche la terza, lì che sfrutto la terza praticamente, capito? Arrivata alla sottomissione. Cioè, se dico io che schifo è veramente... Vai, no, tocca a voi. Ti rendi conto che è grave la cosa, vero? Che schifo i poveri, benvenuto. A proposito. Non so perché, ma va bene.
Sì, su Twitch. Non lo so, non so se lo voglio sapere. Io, ma in realtà io, buon senso. Cioè, il mio non è una questione di mi sento perfetto, però se sono così va bene così, immagino, nel senso. Ma è un tuo clone, cioè non è che cambi te stesso, una roba con cui devi, cioè devi un tuo, una sorta di No, allora lo farei peggio di me, cioè mica meglio. Sì, non voglio qualcosa che sia. Però meglio, non potrei odiare la gente, quindi non sarebbe bello. Esatto. Lo fai peggio di te, così odia insieme a te le persone. Farmelo uguale per avere qualcuno che mi regga il moccolo quando faccio le battute sulla faccio le battute sarcastiche. No, uno che mi dia l'appoggino, proprio nel senso, uno che mi faccia da spalla. Ci facciamo da spalla a vicenda e ci facciamo battute sarcastiche sul mondo a vicenda, quindi mi va bene una mia copia. Mai noi quattro per a interagire con persone identiche a noi stessi. Cioè finisce. Io noi tre, scusa. No, siamo io, te, Edo e il suo clone. E il suo clone. Ok. È quello con le clone con le tette. Esatto. Voi non le potete guardare, mi offendo. Guarda, ah, no, non ci tengo, no, credo. Guarda, ti chiameremo Edette. Edette? Edu ed Edette Super Show. Edette. L'Edette Super Show. L'Edette. Spettacolo. Edette è un bel nome da trans, però ci sta bene. Edette, in effetti, merita. Dovessi mettermi una vagina, so già come chiamarmi. Ma anche una parrucca e delle sì, tacchi. Sì, anche perché se ti metti la vagina non sei più trans. Esatto. Beh, devo comunque avere un nome femminile. Sì, no, se ti metti una vagina sei tecnicamente ancora un trans, però sei un trans operato. Mi state confondendo. No, un altro termine, credo. Come si chiama? Non credo. Non mi ricordo, è un altro termine. Il tuo amico Vladimir in teoria è ancora travestito. No, hai ragione, travestito. Chi è il nostro amico Vladimir, scusate? Come chi è il nostro amico Vladimir? Il tuo amico il tuo amico Vladimir. Il mio? Tutti amico vostro, tutti. Perché nostro, scusa? Grande amico Vladimir. Mi manca Putin? Vladimir Luxuria. Oh mio Dio, se ti sente sei morto. Vedi? Lo so. Perché dovrei essere amico di Vladimir Luxuria, io, scusa? Ti vuoi far mettere le tette? Non lo so, così. Ecco, quello è già un buon punto. No, quella è una soddisfazione, più che altro, che è quello sfizio che vuoi toglierti nella vita. Ah, ok. Scemo vedere quanto staresti bene con le tette, sinceramente. Cioè, potrei fare una prova del tipo: posso vedere quanto starei bene con i rasta, ma con le tette. Anche perché questo discorso delle tette su di noi l'abbiamo già fatto, tra l'altro. Abbiamo fatto il discorso su come saremmo fisicamente se fossimo delle ragazze, mi sembra. Esatto, sì. Esatto. E anche cosa faremo come saremmo fisicamente, no? Che taglia avremmo di tette? Esatto. Non capiamo un cazzo dell'essere fisicamente. Abbiamo proprio subito zompato alle tette, diciamo. Perché siamo uomini di classe. Certo, anzi, chiaro. Quel caso donne. No, perché siamo uomini, punto. Non aggiungerei, però va bene, per lo stesso. Questo è sessista, è molto... È abbastanza. Però... Un po'. Però offensivo verso il sesso maschile, in realtà, pensare che tutti, esatto, gli uomini siano così. Infatti. Sono abbastanza orgoglioso di quello che ho detto in questo momento. Però. Per il resto. Mac, apprezza, sei ludevole. That it escalated quickly, esatto. Well! Ok, here we go! Cosa è successo? Cosa? Giusto, perché limitarsi a parlare di cazzi come al solito quando si può parlare di cloni trans e autoerotismo narcisista? Cioè, ottima. No, non sarebbe autoerotismo, non ci sarebbe alcun contatto con il mio clone con le tette, non avete capito. Come no, le puoi palpare, venite. No, voglio solo osservare quanto ci starei bene, non ho bisogno del mio clone per toccare delle serve. Tette. No, perché ci dialogo. What's my purpose? Ho fatto una creatura umile e meno di me apposta per fare ragione. L'unica modifica al clone di me stessa sarebbe togliere come si chiama? La DHD, come è in italiano? Più ADHD, ADHD e cos'è più? Non mi ricordo. Sindrome di... Disturbo ossessivo compulsivo. No. Di cosa state parlando? Quello dell'OCD. È l'iperattività. Quella che curi con Ritalin, fondamentalmente. Iperattività. Rauran. Per vedere, giusto per vedere se rimango fancazzista uguale, detto.
Abbiamo un nuovo utente donna. Wow. Manda un po', non fa, non te ne frega. Via. Minchia, davvero. Pensavo che avessimo persi tutti per sempre, sinceramente, visto quello che diciamo. No, ma ci stiamo riuscendo se continuiamo così. Ah, se okay. Continui così ci riusciamo a fare proprio, cioè, grande. Vedo che mi coglie al volo. Tette, se voi avreste proposto qualcosa di più elevato, giusto? Cioè, guantarlo. Fidati, non ho capito il discorso. Comunque, davvero, è vero. Sai perché? Perché non faccio più tanti video di Isaac. Perché siamo delle persone sì, siamo diventate persone normali, no? No, no, non c'è pericolo. Adesso non insultare. Cioè, grazie. Insomma, che siamo, cioè, io sono, mi sento abbastanza Tumblr, è normale, non voglio essere. Scusami. Ma se vi mettete le tette siete considerati trans? Si può fare la battuta torna in cucina? Allora, non la farei in ogni caso perché è sessista e sei un uomo di merda se questa battuta. Quindi sto guardando Mazinga Z92 e la mente di Edux in questo momento. Cosa? Sto guardando questi uomini qua che di solito fanno questo tipo di battuta. E... Ma non è vero! Sì, adesso nega tutto, adesso, eh? Oh, dai, che bello, sono quello razzista, ma almeno non sono sessista. Ho detto la mente di Edux e Mazinga Z92. No, non ti preoccupare, okay. Ci sei anche te. Vabbè che dopo Discrimination ci ho dato, però... ma quello... un gioco fatto apposta. Mamma mia! E non dirò nulla di è irripetibile quello che ho detto. È irripetibile. Quindi Shadowstorm è entrato, scusate. Shadowstorm è entrato. Sera, ragazzi, di che si parla? OMG, what? Cosa si è fumato per pensare a una cosa del genere? Vedi, niente, cazzi, oggi. Lui è entrato dicendo, ma uno entra nelle nostre live e dice, dai, di che si parla oggi? Sente queste cose e la prossima, il secondo commento è, che cazzo state dicendo? È giusto così. Benvenuto. Giusto così. Ronald scrive: no, magari una vagina no, però un cazzo a boomerang magari. Perché a boomerang? Perché lo tiri e torna indietro. Te lo puoi mettere anche Per andare su Discord. Sai come può essere interessante a livello autoerotico tirare il cazzo e poi mettersi una pecorina? Marri, cioè, torna indietro. Infileresti il tuo cazzo nel culo. No, non ho detto che lo farei. Ho detto che a livello autoerotico. Ma no, ma detto da te, non mi... Vabbè, nel senso, una battuta su quello che uno male. Può fare, non è che lo deve fare. Sono rimasto male. Non credevo uscisse una frase del genere da te, devo dire la verità. Beh, la prima cosa, cioè l'unica utilità che può avere è un cazzo che torna indietro. A parte rifarti una cappellata in faccia perché l'hai tirato storto. Parliamoci chiaro, tirarsi le cappellate in faccia da solo non è l'idea del secolo. Ma neanche tirare il cazzo per farlo tornare indietro, secondo me è l'idea del secolo. No, è proprio... No, più che altro è per... è per, diciamo, è per confermare la frase se lancio il cazzo per aria non cade per terra, diciamo, è la questa stessa mi frase. Mancava e comunque non vorrei non dire sapevi, ma questo non... discorso si ricollega a quello che dicevo l'altra volta della cappella interscambiabile, cioè tra i vari accessori possiamo creare anche la cappella boomerang. No, Ronald intendeva, Ronald intendeva che di avere sia la vagina che il pene a boomerang così da darsi autopiacere. Quindi ci aveva preso, Norri. Onesto. È un po' come avere il pene retrattile e il sistema da cui lo retrai è un sistema... Vuole sempre buttarla sulle sue invenzioni, ma non ci piacciono, sei stato rigettato. È una figata. Ti puoi automasturbare, tipo tu sei lì che cammini. No. Ma perché dovresti? Sai cos'è? Il fatto è che... Cioè, ad esempio, chi riesce a creare l'immagine però in un flash e finirla qua? Te invece vuoi andare a fondo nell'immagine. Qui cercare proprio di bruciarci la memoria a lungo termine, secondo me. È un obiettivo. Aspetta che devo insegnare una cosa a Norri che sono felicissimo che devo insegnarmi una cosa. Sì, allora, la frase devo lanciare, se lanci il cazzo per te, lanci il cazzo per aria o anche la bambina per aria, dipende. Poi è sottinteso, non si dice proprio l'organo di riproduzione. Perché ne siamo così, signori e non una frase fatta, esatto, una frase fatta. E se lo lanci per aria o la lanci per aria non cade, vuol dire che tipo che se vai in giro per cercare esseri umani dell'altro sesso, ne trovi. Vabbè, ma è un tuo mantra sta frase, ho dei seri dubbi in realtà su questo. No, in realtà no, posso comprenderne la realtà in effetti. Quando c'è una persona che, cioè, comunque è piacevole e piacente, diciamo, e magari ha dei problemi di autostima, diciamo, e magari dice, ma intanto non ne troverai, e poi dice, ma se vai in giro e lo lanci per aria non cade per terra. Oh, mi piace questa frase, mi mancava. Mi piace. Carino, no, ok. Ragazzi, ma l'ha usata tipo 150 live. Mai sentito. Un esempio, Ovviamente non lo cago di solito. È un mantra. Ah, ok. Ecco. Perché mi viene da pensare che allora non lo cago, perché... No, è un mantra, se lo lanci per aria non cade per terra.
Mai. Sì, 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 è una frase. Ho fatto un esempio. Maledetto me! Tanto scusate. È un mantra del cazzo. Potrei. Siamo ancora qua. E l'ho apprezzata. L'ho apprezzata. Ma, non avevamo dubbi. Porco me. Potrei morire. Ho cliccato che facevano se morivo? Spariamo in testa. Devo dire che Death Touch con il carbone, il fire rate up, cioè il mini mushroom, sparo tipo Eoli shots, sono un po', sono forti. Sono una macchina. Sento la mia eterosessualità svanire. Bravo. Il pene di gomma è peggio del boomerang, che se lo stacchi e poi rimbalza rischi di inchiappettarti. Sì, il principio è una cosa stranissima. Una tizia che usava il pupazzo del ventriloquo del Joker per darsi autopiacere. Sta strano, ma ho visto di peggio. Grazie Ronald per aver condiviso con noi questa tua... Grazie Ronald. ...esperienza. Sempre sul pezzo. Una sei, cosa che in effetti mi fanno notare. Dicono, fortuna sì. Che indosso le cuffie e nessuno intorno a me sente codesti discorsi. Cioè noi... Codesti discorsi? Al di là del linguaggio forbito. Ma in effetti... Parla pettinato. Non pensiamo mai... Cioè noi ci immaginiamo bene o male qualcuno che si sta facendo delle grosse risate o delle grossi pianti a seconda del tipo di battuta, se sia di merda o meno... Però con le cuffie, perché se riprodurle su maxi... Pensate, se mai dovessero riprodurre su maxi schermo Glitcher Super Show. Cioè, magari. Partono denunce per... Vabbè, ma lì ci darebbe un con te, sarebbe più di... No, lì no, peggiorerei proprio. Non sarebbe più Glitcher Super Show. Cioè, intanto scrivono... Ci vende... Ma puttana galera. Ora spammo la live in giro, voglio vedere la gente che arriva che faccia fa. Ma fatelo sempre questo. Esatto. Facciamo giusto, quasi dimenticavo sociale. Di spalmare sul gruppo ufficiale 17K, non so cosa sia, ma va bene. Ma ragazzi, perché non condividete la live con i vostri amici? Ecco, questa a quelle che odiate un po' di più. O quelli a cui volete molto bene. Sembra, sai, Mac, che mi sembra un'idea innovativa che porca puttana proprio. Vero? Ma ci hai pensato dei mesi per arrivare al fatto che condividerla è un bene, vero? Sì. Ah, sì, sì, cazzo. Ecco tutte le volte che dice è un attimo arrivo, sto pensando. Ah, ok. Sai cosa? La modalità per gli iscritti a volte parte così. Porta sono morto! Chi è che si doveva sparare in testa, bici? Quindi chi di Carus ci manda un video dove ti spari in testa. Ciao, grazie, è stato gentilissimo. È stato bello, grazie. Ha detto sono morto col tono con cui di solito saluto un iscritto. Ma ha detto c'è un iscritto che si chiama.